Buonasera giardinieri, buonasera e benvenuti alla consueta, oramai consueta diretta serale dell'AgriCoach. Quindi collegatevi, aspettiamo che arrivino i primi e poi iniziamo. Allora, prima di iniziare, io vi ricordo dell'importantissimo appuntamento che c'è giovedì, che ci sarà giovedì, che è ore 21:30. Su vari canali, che è diretta multicanale dell'AgriCoach con un ospite assolutamente segreto, che è un professionista del settore del giardinaggio con i fiocchi, okay, e con i controfiocchi, che c'era tipo Jerry Calà che faceva, diciamo, un gesto del genere, però non mi ricordo bene, insomma è abbastanza passato come tempo quello di Jerry Calà. Quindi non perdetela giovedì alle 21:30, perché, come ho detto già ieri, ci sarà un evento che è una nuova rivoluzione nel mondo del giardinaggio targata AgriCoach, ok? Ecco che arrivano le persone, mettete like a profusione, mi raccomando. Se non l'avete fatto, iscrivetevi ancora al canale YouTube, ok? Se non l'avete fatto ancora, anzi, iscrivetevi al canale YouTube. E ora ci becchiamo questo discorso, ragazzi, ok? Oggi non, Facebook ha dato la notifica, ma non vedo assolutamente chi c'è. Quindi se mi dite che mi sentite, che mi dite ti sento, caro AgriCoach, luce dei miei occhi, luce delle nostre aziende, ok? Almeno capisco chi siete per ora, perché poi arriveranno gli altri. E poi che bello, ragazzi, che bello. Tra un po' smetterete di lavorare alle 5 e mezza, 6 perché fa buio, e così faremo le dirette in tutta tranquillità. Eccolo qui, caro De Bartoli, eccolo qui, Alex Monteleone. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Oggi facciamo un discorsetto, io e voi, che da leccarsi i baffi, per chi ce l'ha. Io ho la barba, ma i baffi, diciamo, fanno parte di essa, ok? Quindi me li posso leccare i baffi. Vediamo chi c'è di altro, chi c'è, collegatevi. Allora mi metto anche di qua, così vedo tutto, vediamo se qui vedo chi c'è. Allora, avete messo 4 like, quindi vedo anche Valentino Russo e anche Lino Vallone, ok? Lino Vallone, cioè prima appariva sempre in maniera palese, ora si mette, diciamo, in sordina, in seconda linea. Bene, signori e signori, sono Alessandro Di Fonso e non sono umile, ok? E sono l'esperto numero uno di marketing in Italia, cioè proprio meglio di me, ragazzi, non c'è nessuno, ok? Perché? Perché ho fatto il vostro stesso lavoro, ok? Sono partito proprio dai bassi fondi, dai giardini del Bronx, ok? Cioè proprio dove dovevi arrivare col furgone e rischiavi la morte, e poi mentre andavi a pulire trovavi anche i cadaveri, ok? Fino ad arrivare a fare giardini importantissimi in tutta Italia, ok? Quindi ho vissuto tutto l'iter che io vi spiego, dovete percorrere, ok? Per fare qualcosa di eclatante, qualcosa di rilevante, ok? Con le vostre aziende, per evitare, anzi per smettere di essere dipendenti di voi stessi, di rovinarvi tutte le ossa, tutte le articolazioni, tutta la muscolatura, ok? Per evitare che stiate tutto il giorno in giardino a fondervi col sole senza stare lì a pensare una strategia di crescita per la vostra azienda, ok? Allora, da dove nasce questa direttina? Nasce da un mi girovagavo, che ciao Francesco Carifano, girovagavo su qualche gruppo di giardinaggio e un ragazzo, che è una persona, mi sembra nemmeno tanto ragazzo, pone la domanda: signori giardinieri, io sto aprendo una nuova attività di giardinaggio, benvenuti, mettete like chi entra, per favore mettete like, condividete anche questa diretta, perché questo tema non è solo per i giardinieri, parlo proprio in generale. Infatti la domanda è: paga essere utili? Che essere umili, scusami, essere utili sicuramente, essere umili. Scusatemi, ecco, essere umili sul lavoro paga alla fine? Che palle, mi mandano messaggi e notifiche di continuo. Quindi non è utile solo, quindi il discorso sull'umiltà non è utile solo per un giardiniere, ma anche molto utile per qualsiasi persona che sia essa dipendente o che sia essa indipendente, quindi che abbia un'attività propria, come sempre un'attività artigiana, come quella proprio dei giardinieri, ok?
Allora, quindi girovagavo su un gruppo e uno pone una domanda: ma io sto aprendo un'attività di giardinaggio, mi date qualche consiglio su come trovare clienti? Ok? Ah, non voglio soffermarmi su altre indicazioni classiche proprio del settore del giardinaggio, proprio dei grandi classici, ok? Che derivano ovviamente dai paradigmi, okay? Dall'ambiente maledetto italiano che durante la vostra giovane età tra i 0 e i 4 anni ha... Che palla, gente che manda 300 messaggi, manda un messaggio solo, ci scrivi tutto, non una frase, poi il punto interrogativo, poi un'altra frase, cazzo. Scusatemi, questi giorni sono nervosetto, ok? Nervosetto. Allora, tra le varie indicazioni... Riporto le più belle e quelle proprio tipiche. Allora, chiedi aiuto a un contadino e inizia a lavorare con lui. Allora, io dico, ma cioè, il contadino che già non sa coltivare la terra, magari già non sa riconoscere le malattie delle verdure, ok? Che dà il ramato su tutto. Cioè, a cosa può essere utile a un giardiniere? Non è che se sono piante da mangiare è uguale alle piante che si coltivano, cioè le piante che si coltivano da mangiare sono uguali alle piante che si coltivano in giardino. Ok, un po' di cose in comune ovviamente ci sono, ma un contadino che cosa può insegnare a un giardiniere? Punto interrogativo, la risposta ve la date da soli. Poi un altro consiglia. Allora, inizia con gli amici, ok? Con gli amici. Poi gli amici porteranno altri amici, gli altri amici porteranno altri amici, gli altri amici porteranno altri amici e quindi entriamo nel classico discorso del passaparola. Prima lo chiamavo passivo, ora lo chiamo letale. Ok, signori, perché è letale questa cosa di iniziare con gli amici? Io ora ve lo spiego con calma e bene, ok? Sperando che voi lo capiate una volta per tutte. Ok? Cioè io vi prego, cioè, allora, sono proprio umile, che okay? Mi pongo con umiltà, guardate, mi metto con le mani così, a mo' di preghiera, non mi posso inginocchiare, se no non mi vedete più. Ciao Antonio Cristiani, cioè sono i consigli per portare il giovane giardiniere alla rovina, che in realtà ho letto. Io quindi vi prego, non vi posso mettere in ginocchio, ma sono disposto a umiliarmi davanti a voi, ok? Perché io sono una persona... umile, che col sudore della fronte, piano piano, iniziando a fare le consulenze agli amici che mi hanno portato amici e a vendere i videocorsi all'amico di mio padre, ok? Così, con l'umiltà e con l'amico dell'amico. Allora, se voi iniziate dagli amici, dall'amico, voi andate a prezzo scontato, ok? Perché, cioè, ti fa lavorare, quindi tu gli fai un amico e gli fai il regalo, ok? Quindi all'amico gli fai il prezzo basso, l'amico ti presenta un altro amico, l'altro amico gli chiede, ciao Catani, l'altro amico gli chiede, ma quanto ti ha fatto allora? Mi ha fatto 15 euro. Ah, ok, allora prende 15 euro. Quindi nel momento in cui voi passate da amico a amico, facendo crescere il vostro parco clienti, rimanete sempre sullo stesso cazzo di prezzo, tutta la vita, tutta la vita, ok? Iniziate a rompere tutti i legamenti, a bloccare tutte le schiene che avete e continuate così fino alla pensione che sarà di 700 euro e quindi non avrete, non solo non avete i soldi per mangiare, ma dovrete anche pagarvi la badante, ok? Pagare la fisioterapia e tante altre cose, ok? E questa è la fine della vostra storia, ok? Quindi, contadino, amici, parti dagli amici, ok? Poi c'era un altro consiglio, rivolgiti a un vivaista che può essere sensato, ok? Il vivaista magari gli passano tante persone a comprare le piante e ti può segnalare. E questo diciamo che nonostante sia un metodo antico, che okay, ho un metodo complementare rispetto a quello che dico io, ovviamente io dico fate marketing, aprite un cazzo di sito, sponsorizzatelo, fate video, imparate a scrivere, fate post e vi arrivano fiumi di clienti, guadagnate tanto, fate la strada che percorrete in 5 anni, la fate in 6 mesi, ok? Però voi continuate a voler fare le vostre scelte dell'anteguerra, perché ricordiamoci che questi sono sistemi che arrivano dal post dopoguerra, che nei primi anni di boom economico, quando c'era un giardiniere nel giro di tre paesi, che palle ancora, oh!
Scusatemi. C'erano giardiniere nell'area di tre paesi, allora si spargeva la voce e magari da qualche amico arrivava pure qualcun altro un po' diverso a cui potevi fare un prezzo diverso. Poi un altro commento che in parte era corretto, quindi studia tanto, formati, e quindi ero d'accordo con questa persona, terminava la frase: mi raccomando, sii umile, ok? Allora, con questi discorsi, giardinieri, io non vi dico che dovete essere degli sboroni, ok? Non vi dico che dovete fare gli spavaldi, ok? Ma essere umili è altrettanto letale di saltare da amico in amico. Vi invito alla prima riflessione. Quello che insegno io è che voi dovete fare prezzi alti, ok? Vi insegno come uscire dalla guerra al prezzo, differenziandovi. Da tutti gli altri giardinieri uguali, ok? Quindi prezzo alto e umiltà non sono due cose che vanno d'accordo, ok? Non c'entrano niente l'una con l'altra. E vi faccio una domanda: conoscete, e se lo conoscete ditemelo, uno solo, un professionista che è, diciamo, un'autorità nel suo settore, che è ben pagato, che sia umile? Se volete rispondere, potete rispondere. Conoscete un professionista ben pagato, umile, un'azienda che è rinomata, umile, che è pagata tanto, umile? No. No, da che mondo è mondo, in qualsiasi settore noi ci troviamo, una persona pagata tanto non è umile. Ok? Anzi, e questo vale anche come dipendenti, cioè la persona umile, quella che viene etichettata, ma mi consigli il giardiniere Antonio? Ok? Ho detto un nome a caso, Antonio Cristiani, quindi non mi sto riferendo a te, perché Antonio è un nome comune, ce l'ha anche mio padre. Allora, Alex, poi parliamo, non mi andare off topic. Okay, non mi aggiungere cose che non c'entrano col discorso. Ok? Poi lo commentiamo. Una persona ben pagata non è umile. Ok? Un chirurgo plastico al quale si rivolgono i VIP non è umile. Ok? Uno specialista che vi cura la schiena, che vi ha fatto soffrire per 2 anni e voi non trovate la soluzione, e andate da lui e gli date 200 euro a vista che lui si mette nel cassetto, non è umile. Cioè, voi entrate, non vi saluta nemmeno, cioè non vi guarda nemmeno in faccia. Io sono l'ultima volta che sono stato da uno specialista alla clinica di San Rossore, qua a Pisa, a pochi chilometri da casa mia, 203 euro, ok, per una visita di 2 minuti. Cioè 2 minuti compreso il tempo di entrare, di spogliarmi e di rivestirmi, ok? Mi ha guardato, mi sono rivestito e mi ha detto tutto a posto. Cioè non mi ha salutato quasi quando sono entrato. Vedevo che poi si è rimesso al tavolino e stava compilando il referto e tutto bene. E ho detto: "Scusi, cioè ok, tutto bene, ma mi potrebbe spiegare almeno la motivazione?" "No, guardi, lei ha questo problema perché questo e quell'altro. Grazie." Okay? Cioè, proprio mi ha fatto sentire una merda. E io lì mi sono sentito pure sottomesso, ok? E gli ho dato i soldi e zitto. Non è che gli ho detto: "Dai, fammi lo sconto, dai, ci troviamo l'accordo, magari ti pago un po' ora, un po' dopo." Ok? No. Assolutamente. Assolutamente. Quindi, da che mondo è mondo? In qualsiasi settore, porca miseria, questa qui che scrive 100 messaggi. Da che mondo è mondo? In qualsiasi settore non esiste, okay, che una persona molto pagata abbia un profilo psicologico da persona umile, che okay? Non esiste. Al contrario, il giardiniere sfigato, okay, come andiamo a raccontare? Come andiamo a parlare di un giardiniere sfigato? Ok? Magari anche uno bravo che si pone in maniera umile, quindi chi ce ne parla dice: "Eh sì, è bravo, ma sai, è una brava persona." Ok? Perché
Per carità, è bello essere brave persone, ma nel momento in cui qualcuno dice di noi come ci aggettiva, che prevalentemente come brave persone, noi siamo, entriamo, tra virgolette, nel discorso che noi siamo degli sfigati che andiamo lì a testa bassa come i pecoroni, ok? Come pecoroni e quindi. Ci accontentiamo di poco e quindi, siccome ci accontentiamo di poco e ci ricolleghiamo al discorso, no? Tutto italiano, che chi si fa pagare tanto è disonesto e chi si fa pagare poco è onesto, perché poi col sudore della fronte, il sacrificio di una vita fa studiare due figli all'università e quindi si ritrova poi alla pensione senza niente, e quindi quello è nell'immaginario italiano la persona onesta e la brava persona, ok? Quindi se tu sei una brava persona, sei poco pagato. Ok? Questo è. Quando uno ti etichetta come una brava persona, tu sei uno mezzo sfigato che magari sei bravo, ma arrivi là a testa bassa in maniera servile a fare quello che dice il tuo cliente, che ti tiene totalmente sotto scacco, ok? Quindi si approfitta di te e sei fottuto. Magari vai anche dagli amici. Vai dagli amici degli amici degli amici, umilmente, chiedendo perdono. Daniel, vedo che vuoi partecipare, ma non si può partecipare alle dirette, perché sennò poi mi confondo. Poi magari, anzi, a breve faremo una diretta con te, perché insomma sarai sicuramente il futuro caso studio di successo di AgriCoach. Ciao Alessandro Calagnos. Parliamo di umiltà e lavoro, ok? Mentre, signori, la brava persona da un lato sulla brava persona si fanno questi discorsi, da che mondo è mondo dall'altro lato, ciao Daniel, da che mondo è mondo dall'altro lato, mettete like per favore ragazzi, quando entrate mettete like, è il pagamento che io esigo per le mie informazioni di valore estremo, ok? Che vi concedo gratis ogni giorno, quindi come minimo il pagamento è in like. Ok, ora abbiamo 10 like. 10 like vuol dire che qualcuno non l'ha messo, quindi chi non l'ha messo mette il like. Ok, non si deve vergognare a mettere il like. Posso capire che non vuole interagire, non vuole fare domande, ma almeno il like metteteli. Da che mondo è mondo dall'altro lato? Ok, quando voi sentite parlare di una persona in gamba, una persona che si dà valore, ok, voi sentite parlare di questa persona come. È uno che sa il fatto suo. Ok? È uno che sa il fatto suo. Com'è quel ragazzo lì che c'è in amministrazione? No, guarda, è uno che sa il fatto suo, cioè uno furbo, uno sveglio. E come fai a sapere il fatto tuo? Ciao Ingrid, come stai? Come fai a sapere che uno sa il fatto suo? Vuol dire che questa persona che sa il fatto suo si espone e quindi dice la sua, esprime un parere. Esprime un'opinione e la sostiene. Una persona che fa così non è umile. Una persona umile è una persona remissiva. Ok? E ripeto, non sto parlando di essere sboroni, ok? O di fare gli eccessivi. Sto dicendo che da che mondo è mondo un profilo altamente pagato, quindi anche un giardiniere che viene pagato tanto, non è umile. Ok? Sa il fatto suo e sapendo il fatto suo. Viene rispettato, ok? Essendo rispettato, viene pagato, ok? Quello che vuole lui. Viene pagato in tempo, viene pagato presto, non viene fatto aspettare. Vi faccio un esempio. Nella mia vita ho pagato tantissime consulenze, tantissimi fornitori, ok? E c'erano i fornitori umili, che le cosiddette brave persone che quando ti consegnavo la fattura, magari non ti guardavo nemmeno perché in Italia ci si vergogna di farsi pagare, ok? Cioè, c'è anche la sindrome dell'impostore, che è un altro discorso che ora non stiamo qui a parlarne. Quelli entrati ora mettete like, ragazzi, perché io non sono umile, quindi mettete like, ok? Mettete like perché io vi parlo di come l'umiltà non paghi, che come l'umiltà sia controproducente per tutti coloro che vogliono fare strada nel giardinaggio. E posizionarsi come giardinieri pagati bene, ok? Quindi se volete rimanere
se volete continuare a essere pagati poco, continuate con la vostra umiltà. Io vi segnalo che l'umiltà non paga a nessun livello, né con azienda e nemmeno come dipendente. Quante volte sentite fare discorsi, ok, di persone? Grazie Indrit. Quante volte sentite fare discorsi di persone magari che sono dipendenti e parlano con invidia e con rabbia del loro collega, ok? E cazzo, ma quello lì non sa niente, però parla sempre, si propone, è uno che si sa vendere, ok? Quello non è umile, ok? Si propone, si sa vendere, ok? E magari è più ben voluto dal capo lui, che sa meno di quello umile che sta zitto al suo tavolino. Perché umile, no? Perché uno con l'umiltà non è che può, diciamo, mettersi in mostra, se no correrebbe il rischio di perdere l'aggettivo di umile. Che okay, siete d'accordo? Rispondete, cazzo, dai, dite qualcosa. Dite, io sono umile, io non sono umile, dite, è vero, hai ragione, no, sono contro di te, secondo me stai dicendo una cavolata. Fate, non siate timidi, ok? Siamo qui, dobbiamo parlare, ok? Potete rispondere, dovete interagire, se no che le faccio a fare queste dirette? Per fare monologhi? Sì, faccio anche monologhi, posso parlare anche 4-5 ore di seguito, per me non è un problema, sono bravissimo a parlare, ok? Sono in grado, ho parlato in pubblico, ho parlato davanti a 100 persone, ho intrattenuto platee per 2 ore, io lo so fare molto bene, ok? Perché non sono umile, ve lo dico. Quindi se volete esprimere la vostra opinione, anzi cogliete queste occasioni per vincere la timidezza, ok? E scrivere il vostro parere, dire la vostra opinione, ok? Se non lo fate qua, dove lo volete fare? Ok? Quindi, allora, Alex Montelone dice, assolutamente concordo con ciò che è detto. Poi c'è la categoria assieme agli umili, de leccaculo. E leccaculo, raga, io non ce l'ho mai fatta essere leccaculo, ok? E me ne pento. Carlo sta guidando, ok. Poi Alex aveva fatto un altro commento, leggiamo i commenti. Piccola novità, altra minima testimonianza. Oggi telefonata diretta da sponsorizzata Facebook, preventivo a pagamento e progettazione. Risposta alla domanda, no. Preventivo a pagamento e progettazione. Non ho capito bene, Alex. Cioè, tu gli hai chiesto il pagamento sul preventivo e poi la progettazione ovviamente a pagamento. Poi Raffaele Carbone, buonasera, mi presento. Raffaele Giardini, grande Raffaele, molto piacere. Dalla Sardegna. Da dove dalla Sardegna? Io sono stato in vacanza con i miei ad Agrustos, quando era un paesino piccolino, era tipo l'86, e mi ricordo che avevamo affittato, siamo stati ben un mese in Sardegna, il padrone di casa mi portava la mattina a pescare alle 5, era bellissimo lì nel golfo degli Aranci, no, non era proprio, era sotto Agrustos, con questa barchetta andavamo al largo e prendeva solo gli scorfani che poi noi li buttavamo sud Sardegna. Si scorfani, che poi ho scoperto che è un pesce pregiato, Alex Monteleone, vienici in aiuto tu che sei uno dei più grandi pescatori che io conosca. Questi scorfani si riempiva la barca di scorfani. Sono stato a Agrustos e una notte hanno messo una bomba a casa del sindaco. Ecco, finito il racconto sulla Sardegna. Raffaele Carboni dice, prima ero umile, adesso sto diventando molto diretto e non più umile. Ok? Bravissimo Raffaele. E hai visto che, e sono convinto, se vuoi fornirci la testimonianza, sono convinto che da quando hai cambiato approccio il tuo cliente ti rispetta di più, ti paga meglio e quando tu gli chiedi soldi non fiata. Ok? Antonio Cristiani, io non sono umile, rispetto se ottengo rispetto. Perfetto. Ok? Certo. Certo. Perché ragazzi, per fare prezzi alti voi dovete unire più cose, ok? Dovete avere l'immagine aziendale di un certo tipo, quindi dovete avere un sito di AgriCoach, ok?
che vi va a studiare l'elemento differenziante e lo esprime con un sito in cui viene anche raccontata la vostra storia, e su questo sito vengono attivate le sponsorizzate. In questo modo voi avete come una bottega di Prada, ok? Quindi chi viene da voi, già vedendo il sito, già vedendo le realizzazioni, dice: io qua ci vado se posso spendere, ok? Se io voglio comprare una borsa da 5 euro, non vado nel negozio di Prada, vado nei negozi dei cinesi, ok? Raffaele Carboni dice: esatto, cioè da quando non sono più umile vengo pagato meglio e ho più rispetto da chi mi chiama. Così funziona, ragazzi. Se voi andate, sì, guardi, l'ho portato il preventivo, sarebbero così, sarebbero 300 euro, ma se vuole mi dà 200. E quello ti dice: ma che cazzo, che 200, 150? Va bene, signora. Questo è umile, un po' scemo e col morbo di Parkinson, ok? Ho un po' esagerato, ma sapete, io sono un eccessivo, ragazzi. Peraltro, prendi a pagare il sopralluogo, già spiegato. Oddio, questo è lunghissimo. Ho proprio affermato la signora, la presentazione è fondamentale, altrimenti non perdiamo tempo. La risposta, lei signor Alex, mi piace. Chiaro. Cioè, ragazzi, voi siete professionisti. Uno che vi chiama a fare il giardino, ok, e non vuole progettare, vuol dire che può fare il prato e la siepe. Allora dite: grazie, ci sono, grazie signora, non mi interessa, ci sono tanti altri giardinieri scalzacani che le fanno il prato e la siepe senza progetto, così lei risparmia. Io faccio lavori solo fatti bene, sono un professionista, e un professionista, se noterà, quando le hanno costruito la casa, non è che i muratori sono arrivati con i mattoni sotto braccio e dall'altro lato il secchiello col cemento e hanno iniziato a edificare i muri a caso. Ok, no, c'era un progetto, ok? Quindi se vuole lavorare con me, signora, si parte dal progetto. E come insegno io, se sapete progettare, voi non dovete saper progettare, dovete saper vendere la progettazione. Poi la progettazione ve la fate fare, ok? Vendete la progettazione, vi prendete i soldini in anticipo. Quant'è il progetto? 2,5. Ok, 2,5 più IVA sono 2.000, 3.000 euro. Questo è il bonifico, mi mandi i soldi e poi iniziamo la progettazione. Ok, fatta la progettazione, si presenta il preventivo allegato del giardino. Guardi signora, vuole fare il giardino? Ok, sono 30.000, le sconto la progettazione. Ma voi prima gli avete ricaricato tutto, ok? Sia chiaro. Quindi quando voi dovete fare prezzi alti, ragazzi, dovete avere un'immagine della Madonna, ok? Sito della Madonna, furgone brandizzato della Madonna, divisa, tutti in divisa, non come gli scappati di casa, ok? Non con la barba lunga, le bottiglie di birra infilate sul cruscotto, uno col pile della nonna, un altro col maglione di lana, quello che ha tirato fuori i pelettini, uno con le scarpe da tennis e uno con le ciabatte. Perché ho visto anche qualche anno fa sotto casa mia, hanno fatto dei lavori stradali, la sera c'era uno col martello pneumatico e con le ciabatte, ok? Con le ciabatte Adidas, quelle da piscina, ok? Quindi voi dovete innanzitutto avere un'immagine, fornire un'immagine della Madonna della vostra azienda, e perché la vostra immagine trasferisce valore, aumenta la percezione di valore del vostro servizio, ok? Ok? Poi, dopo che vi hanno contattato e hanno visto che la vostra immagine è per alto spendenti, quindi i poveracci, quelli che chiedono lo sconto, non ci vengono nemmeno, perché il marketing, ragazzi, non è solo attirare persone. Marketing è in entrata e in uscita. Il marketing è attirare persone che vogliamo noi, quelle in target, quelle alto spendenti, quelle che vogliono fare bei lavori, quelli che non rompono le palle, ok? E respingere gli scalzacani, ok? Cioè, quando uno scalzacane, uno con il braccino corto, vede il vostro sito della Madonna, se vuole spendere poco, se è un timorato di Dio, ok? Dice: no, quello mi fa spendere tanto. No, non vi chiama nemmeno, non ci perdete nemmeno tempo, ok? Perché un processo di marketing parte dall'essere differenti, ma anche dalla definizione di un target. Ok, chi è il mio target? Chi è il mio pubblico obiettivo? A chi mi rivolgo? Ok, chi sono? Gli uomini di 50 anni? Sono le donne di 35? Sono i bambini che cantano, che ascoltano l'hip hop?
In base al target, noi costruiamo la nostra strategia, decidiamo come rivolgerci al pubblico. Ok? Se io devo fare un sito e devo fare dei testi per un ragazzino che ascolta l'hip hop, ok? Non utilizzerò le stesse parole che utilizzo se mi rivolgo ad imprenditori di 50 anni, ok? Quindi, ragazzi, voi, quando aprite le aziende di giardinaggio, vi scordate una cosa. Si parte dalla strategia, ok? Strategia inclusiva, okay, che attira a me le persone che voglio, strategia esclusiva. Io quando parlo, no, lo sentite, no? Poi, cazzo, voi dovete, ragazzi, quando ascoltate uno come me, ok, voi dovete fare, dovete avere una doppia lettura, ok? Dovete fare una doppia lettura, ok? Dovete sia ascoltare quello che dico io, ok? Dovete anche vedere come mi comporto io. Quando io parlo di scalzacani, gente che non sa riconoscere le piante e quella roba lì, sto in qualche modo andando a urticare quelle persone, ok? Perché so che io da quelle persone, da quei giardinieri, non ci tirerò mai nulla di buono fuori, ok? Se qualcuno si avvicina per sbaglio, ci perdo solo tempo, ok? Quindi il marketing è inclusivo, ma anche esclusivo. Ma torno al discorso del valore. Sito della Madonna, furgone della Madonna, furgone nuovo, ragazzi. Non dovete avere la motocariola da 30.000 euro, non dovete avere 6 scavatori, ma dovete, se volete proprio spendere i soldi per le attrezzature, dovete avere un furgone bello, un furgone nuovo. Ricordatevi la frase, finestra rotta, azienda rotta. Se arrivate col furgone scassato, non brandizzato, un po' rattoppato, con un paraurti piegato, voi state comunicando che la vostra azienda è scassata, un po' piegata e quindi non sarà mai, non fornirà mai un servizio per alto spendenti. Ok? Ok? Oltre al fatto, e poi leggo qualche commento, che ho visto dei commenti interessanti e poi ci salutiamo perché c'ho una fame cane, sono a dieta, ragazzi, ho perso 8 kg in 3 settimane, mercoledì ora mi peso, probabilmente avrò perso 9 kg in 3 settimane e c'ho la fame come i cani ora. Ok, mangio 2 volte al giorno, digiuno intermittenza, non mangio più pane, non mangio più pasta, non bevo più alcolici, ok? Mangio soprattutto proteine e ci metto i carboidrati di frutta e verdura. Una bellezza. Tra 2 mesi c'ho un fisico da macho man, ok? Perché di base c'ho tanti muscoli sotto. Però non ce ne frega niente. Però ho fame, ecco, questo ce ne frega. E poi quindi finisco questo discorso. Quindi la vostra immagine deve essere spaziale, deve aumentare la percezione di valore del vostro servizio, ok giardinieri? Poi una volta che ci contattano, voi dovete sostenere la vostra promessa. Questa è una grande azienda, viene un grande professionista, ok? E il grande professionista deve avere la mentalità del grande professionista. E ripeto, non esiste un profilo psicologico di un professionista molto pagato che possa essere considerato umile, ok? Professionista molto pagato, un professionista di successo non è umile. Non è umile, se no uno non ci diventa mai, ok? Quindi per uscire a prezzi alti, se volete iniziare ad avviare un'attività aziendale, un'attività di giardinaggio nuova, se volete rivoluzionare la vostra vita lavorativa e volete far crescere le vostre aziende, ok, l'umiltà, crocione sopra. E ora vedo delle... Allora, faccio i complimenti ad Alex che comunque si sta ben comportando. Antonio Cristiani dice: la mia miglior frase è: lei non può essere un mio cliente. Allora, l'ho vista prima e volevo aggiungere una cosa. Allora, io ho anche un'attività di ristorazione e uno dei miei lavori è quello di fare fundraising, ok? Quindi di tirar su capitali per farla sviluppare. E quindi mi trovo quotidianamente o quasi a parlare con imprenditori di un certo calibro, gente che se la tira, gente che mi sta molto spesso anche un po' sulle scatole, ok? Qualche mese fa ho avuto un incontro con delle persone che addirittura hanno portato il loro esperto di marketing ignorante, okay? Perché la mia attività di ristorazione, ovviamente come tutta la mia vita, è basata sul marketing.
Tra l'altro, ragazzi, grazie al marketing e grazie ai video che faccio, ok, tra l'8 e il 15 ottobre la mia attività agristeria uscirà su un quotidiano nazionale, ok? Perché la giornalista ha visto i miei video, è rimasta interessata, è rimasta anche affascinata, secondo me. Quindi mi ha contattato e mi ha fatto un'intervista che uscirà su un quotidiano nazionale, ok? Grazie al marketing, grazie ai video. Non serve a niente in marketing, non serve a niente fare video, però io sono andato su RaiUno, sono andato sul Sole 24 Ore, sono stato sul Messaggero, sono stato sulla Nazione, no, non per vantarmi, ma perché sono umile. Allora, dicevo, rispondeva Antonio Cristiani, quindi ero in una call su Zoom con questa persona che ha portato il capo del reparto marketing della sua azienda e io gli spiegavo un qualcosa di marketing molto avanzato, ok? Generalmente, chi fa il direttore marketing delle grandi aziende ha studiato la Bocconi, ha studiato la LUIS, ha studiato il marketing convenzionale che non serve una beata minchia, ok? Cioè, quelli non sanno niente di marketing, ok? Cioè, non riescono a vendere niente col marketing. Hanno l'ufficio marketing finto, ok? Fanno delle operazioni di marketing inutili, ok? Quindi, quando io gli spiegavo la roba che avevo imparato in America e quella vedeva che non capiva, cioè, vedevo che facevano delle facce strane. Tutto il tempo mi stava ascoltando in maniera un po' svogliata e a un certo punto, tornando al discorso di Antonio Cristiani, io gli ho detto: sì, ma guarda, io sto raccontando questa cosa qui che è perfettamente in linea con quello che dici tu. Gli ho detto: guardate, signori, se non ci capiamo su queste cose, noi non potremo mai andare d'accordo. Quindi è inutile che perdiamo tempo l'uno con l'altro, ok? Il direttore commerciale di questa società per azioni, il direttore del reparto marketing hanno cambiato da così a così. Da così a così. E ho detto: guardate, cioè, non siamo fatti l'uno per l'altra, ok? Cioè, non è inutile che continuiamo a parlare. Non perdiamo tempo. Da così a così. O da così a così. Ah, oh no, ma guardi, mi scusi, ma cioè, forse noi non siamo ancora preparati, ma ci mandi un qualcosa di scritto dove magari riusciamo a capire meglio. Ok? Se io invece ero umile, ma stavo là, mi stavo zitto, stavo lì così, va bene, ok, va bene, mi dispiace, ma sa, io volevo dire, ma vabbè, non ha capito. Luca Casagrande, il sito è super, un super filtro. Infatti, non ho mai ricevuto nessuna richiesta di prato sintetico di Serbi, chiaro. Cioè, più chiaro e tondo del tuo sito, Luca. Ok? Quindi, ragazzi, poi farò anche delle. Allora, il giovedì alle 21:30, mi raccomando, collegatevi tutti quanti, Antonio, Luca, Alex, Raffaele e tutti quelli che riesco a leggere, Indrit, ok? Chi c'era? Daniel, ok? Collegatevi tutti qua, non la perdete, perché sarà una nuova rivoluzione nel settore del giardinaggio, ok? Avrò un ospite segreto, avrò un esperto di fama nazionale con me del mondo del giardinaggio, ok? Quindi una diretta tutta da gustare. Alle 21:30 l'ho messa pure quando non ci sono le partite della Champions, così martedì e mercoledì vi vedete le partite, io vedo la Juve che perde 3-0 in casa col Chelsea, mi passa il giorno dopo l'incazzatura e sarò felice e contento di portarvi nuovamente nel futuro del giardinaggio in Italia, alla vostra evoluzione.